Oggi voglio farvi vedere come possiamo conservare le nostre erbe aromatiche in frigo per più di 10 giorni. È un modo molto semplice, naturale, ma molto molto efficace. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere la prova, più di 10 giorni, guardate. È un vasetto. All'interno del vasetto voi vedete uno Scottex ripiegato esattamente come questo. All'interno ci sono delle erbe aromatiche, ovvero della menta fresca, del rosmarino, del prezzemolo e delle foglie di basilico. Vedete? Io ve le faccio vedere. Apro il vasetto. Allora, quando voi andate a realizzare questo procedimento, vedete che come volume si alzerà, nel senso che tutte le foglie saranno un po' più rialzate perché sono fresche messe in quel momento. Poi si abbasserà un po' di volume, però poi che fa? Comincia ad assumere questa brina, vedete, questa umidità che vedrete, che notate. L'umidità la assorbe tutta lo Scottex. Quindi l'umidità che esce dalle foglie, che naturalmente sono state già lavate e asciugate, però la loro umidità le assorbe lo Scottex. In questo modo voi guardate come troverete le vostre foglie di basilico. Ve lo volevo far vedere dopo 10 giorni come veramente si presenta, perché magari facendovi vedere adesso il tutorial voi non potete immaginare tra 10 giorni e passa come sarà. Quindi guardate qua, guardate, sembra che lo state prendendo adesso dalla pianta, vedete? Ecco qua, guardate, vedete? Cioè, all'interno troviamo del rosmarino, vedete? Menta fresca, basilico e prezzemolo, tutto quello che avevo nel mio balcone. Ma adesso procediamo a fare il tutorial. Allora, prendiamo un vasetto nuovamente, prendiamo uno Scottex ripiegato, quindi facciamo in modo che vada sul fondo bello dritto dritto. Anche un altro tipo di Scottex, cioè non, io avevo questo in casa, quindi uso questo. Qua ho delle erbe aromatiche come quelle, menta fresca, salvia in questo caso, rosmarino, non ho il prezzemolo e ho il basilico. Ho messo lo Scottex, le ho lavate e tamponate, asciugate per bene e vado a mettere prima il rosmarino, poi mettiamo la menta fresca, mettiamo la salvia e mettiamo il basilico. Il basilico mettete quello che avete, anche il basilico greco va bene, perché all'interno di questo vasetto, questo che abbiamo realizzato prima, abbiamo anche il basilico greco che ho piantato nel mio giardino. Io lo chiamo giardino, ma è il mio orticello, è il mio balcone. Quindi che fate? Chiudete il vasetto. Naturalmente è preferibile e sterilizzare i vostri vasetti, così poi li mettete in frigo, state tranquilli. Vedete? È un semplice modo naturale per conservare i vostri cibi, le vostre erbe aromatiche. Stavo pensando già al cibo che dobbiamo usare. In effetti, che ho fatto io? Quando ho cucinato in settimana mi serviva l'erba aromatica. Per esempio il basilico, che io adoro il sugo con il basilico fresco. Che ho fatto? Ho aperto il vasetto, ho preso il basilico e sembrava che lo stessi prendendo dalla pianta in quel momento. Guardate, io spero che questo tutorial vi serva veramente, perché non è una ricetta, ma veramente un tutorial, perché di trucchetti veramente ce ne sono tanti. E basta solo scoprirli, basta solo sapere. Ho fatto, che Lorena ha detto: mamma, ma che stai segnando sulla lavagna? Sì, perché ho fatto questo esperimento. Ho fatto tutto questo procedimento, l'ho messo in frigo, ho segnato sulla lavagna, trascorsi 10 giorni, ancora così. Quindi io devo dire che passano oltre i 10 giorni. Ecco, almeno sono sicura di questo. Allora, anziché mettere nel vasetto, potete anche mettere nei contenitori in plastica, purché siano ermetici. Mi raccomando, non devono prendere aria le erbe aromatiche, perché, ripeto, mettendo lo Scottex alla parte sottostante, assorbirà tutta l'umidità delle foglie e quindi rimarrà sempre bello intatto. Io spero che vi sia piaciuto questo tutorial.
Niente, che facciate tante belle ricette, perché è quello il nostro obiettivo, no? Fare tante tante belle ricette. Che dire, con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti di cuore da Tiziana, mano in pasta!